Oh, buongiorno a tutti, benvenuti. Signori cari, inutile far troppi giri di parole, fare troppa filosofia. La premessa la faccio, sarebbe piaciuto a tutti al 26 luglio avere già in casa i nuovi, ma non tanto per una fame di novità o per una fame di mercato, ma per capire, iniziare a capire il livello, l'identità, il prospetto della rosa della prossima stagione. Un anno fa di questi tempi sostanzialmente avevamo fatto tutto tranne Chukwueze. Quindi mi rendo conto, non tanto qui che sono chiacchierate in libertà, ma in generale per quanto riguarda non la forma, ma la polpa, la carne, la sostanza, sarebbe piaciuto molto di più a tutti essere a oggi con più carne al fuoco e con più novità. Nelle mani. Quindi capisco perfettamente tutti i discorsi che si fanno e tutte le cose che si dicono e tutte le opinioni che si hanno in merito. Io resto convinto che alla fine faremo tutte le cose che dobbiamo fare. Vedo che non soltanto noi, non dico che siamo un filo in ritardo, un filo lenti, ma vedo che in generale, anche altri devono aspettare gli incastri. Noi abbiamo i ricavi Champions e abbiamo avuto la cessione di De Ketelaere, che però è ancora un prestito con obbligo fino al 1 febbraio. Vedo che, ad esempio, anche il mercato del Napoli. La cessione di Osimhen è in ritardo, vedo il mercato della Juve, la cessione di Szczęsny è in ritardo. Noi non è che siamo in ritardo con le cessioni, è chiaro che l'anno scorso eravamo andati più veloci, nel senso che c'era stata la cessione di Tonali nella seconda quindicina di giugno e la cessione porta quella plusvalenza e quegli introiti, quei ricavi, quelle risorse che danno poi maggiore fluidità alle trattative. Però poi, anche se l'anno scorso c'era maggiore fluidità e anche se quest'anno alla fine faremo le cose insomma, dobbiamo fare, quella più vicina, come dicevo ieri, mi sembra Pavlovic, speriamo evidentemente che tra il weekend e l'inizio della prossima settimana possa effettivamente sbloccarsi, limando tutte le residue distanze che magari in questo momento restano. Però poi si apre un dibattito che trovo abbastanza surreale, sul nostro mercato, nel senso che no, i tagli da 20 non vanno bene. Bisogna che ci siano tagli da 30, da 40 e da 50, così sono tutti più felici e tutti più contenti. E quando io invece dico che i tagli da 40, da 50, da 60 non possono esserci, veniamo accusati di avere una mentalità da provinciale. Ma qui bisogna però, attenzione, bisogna però riflettere sul fatto che ogni volta che si discute di calcio in Italia si butta tutto sulle spalle di Milan Inter Juventus. Allora, se si butta sempre tutto sulle spalle di Milan, Inter e Juventus, bisogna avere la franchezza di dirsi alcune cose. Quelli che si chiedono a Milan, Inter e Juventus mediamente non sono investimenti, ma debiti. Debiti perché sono grandi tifoserie, tanti milioni di tifosi, tanta fame di mercato, tante opinioni contrarie, e quindi tutto questo diventa quasi un'arma di pressione per far spendere. L'importante è che si spenda. Però io vorrei che tutti quelli che accusano, in questo caso il Milan o le grandi, nei momenti di lo chiamo rollio del mercato, in cui il rollio si fa un po' più lento, vorrei che si mettesse anche un po' di pressione non soltanto sui club calcistici, sempre loro e sempre i soliti, ma anche sulle istituzioni che magari dovrebbero consentire ai club calcistici di avere meno difficoltà di bilancio e più facilità di spesa, ad esempio mettendo a disposizione le risorse e i ricavi che derivano da un nuovo stadio, che derivano evidentemente da diritti televisivi che
magari con partite fatte in impianti migliori consentano ai diritti TV di essere venduti meglio. Quindi ciò che è responsabilità delle società è giusto che sia responsabilità delle società, però non si può sempre picchiare su di loro perché sono bersagli individuabili e bersagli con i quali si può legittimamente, lo capisco, grattare anche la pancia ai tifosi. I tagli da 20, l'importante è che ci siano i giocatori. Poi se i giocatori sono costati 20, 30, 35, 40, poco importa. André Silva era costato 36, 38, se ben ricordo, e non è andata bene. Charles de Ketelaere era costato 35 e non è andata bene. L'anno scorso Pulisic, Loftus, Reinders sono costati 20, sono andati bene. Adesso bisogna anche guardare i tagli degli acquisti, cioè diventano discussioni veramente, veramente difficili da sostenere. Cioè, sembra davvero che qualsiasi cosa tu faccia non va bene. Poi, ripeto, noi l'anno scorso siamo sotto schiaffo per la vicenda dei derby e per la vicenda dell'eliminazione dall'Europa League con la Roma, ma ad essere arrivati decimi l'anno scorso non siamo noi. Noi siamo arrivati secondi, che non va bene per una grande squadra. Conosco il mantra e conosco il principio. Il Milan deve puntare a vincere e deve puntare al massimo e al top. E questo lo pensano i tifosi, lo pensa la proprietà del Milan. Arrivarci per i tifosi è un po' più semplice, basta uno sfogo sul compra, 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 spendi, spendi, spendi. Per una proprietà invece è un po' più graduale, diciamo, il meccanismo, un po' più graduale il processo, ma la gradualità, mi rendo conto, non fa parte del calcio. Il calcio è fatto di umori repentini e quindi da questo punto di vista è giusto che ci sia la lucidità e la gradualità del club ed è giusto che ci sia la passione, la voglia di vedere il club fulmineo da parte dei tifosi. Sono entrambe le cose legittime, entrambe le cose assolutamente normali, entrambe le cose che fanno parte del calcio, oserei dire anche della vita. Però adesso concentriamoci sul fatto che arrivino i giocatori e che si sblocchino le trattative. Poi vedremo a fine mercato quale sarà stata la situazione finale. È chiaro che se ci sarà l'arrivo di Pavlovic, oltre a quello di Morata, saranno state operate e compiute le sostituzioni di Giroud e Kjaer. Rispetto all'ultimo Giroud e rispetto all'ultimo Kjaer, con tante medaglie sul petto da parte di questi straordinari uomini, di questi straordinari giocatori, forse anche un upgrade dal punto di vista della prospettiva e dell'energia. E poi, una volta fatte le sostituzioni di Kjaer e Giroud, vediamo il resto, vediamo come si incantra il resto, vediamo se ci sarà la cessione o meno. Si parla dell'interessamento del Newcastle per Malik Chao, però Malik Chao siamo su una valutazione comprensibilmente alta da parte del Milan, così come le valutazioni alte vengono fatte anche dagli altri club. E quindi vediamo come si sviluppa il tutto. Speriamo che si sviluppi nel miglior modo possibile, tenendo conto del fatto che non soltanto noi, ma anche altri rischiamo. Poi vediamo, perché mancano sempre 3 settimane di arrivare alla prima giornata di campionato con ancora qualche scatolone aperto. Quindi vedremo chi arriverà con meno scatoloni alla prima giornata di campionato. A più tardi.